Allora Gabriele, intanto quanta soddisfazione e quanto orgoglio c'è per aver creato questo evento davvero, davvero bello, insomma che è piaciuto, che dà il via a questo countdown che già c'è da un po', ma che davvero adesso si arriva davvero agli sgoccioli per questo inizio di campionato. Ma allora, evento importante che come società abbiamo deciso di fare per riavvicinare, no, i tifosi al mondo palazzetto, perché è un palazzetto che è rimasto chiuso per tantissimo tempo. Abbiamo provato all'interno anche tutti i nostri sponsor, ormai sono più di 60 gli sponsor che ruotano attorno alla nostra società, le istituzioni, quindi siamo veramente molto molto soddisfatti. E il countdown per la prima partita del campionato è ormai, mancano 6 giorni, quindi andiamo a Cantù in trasferta domenica e poi vi aspettiamo tutti quanti al palazzetto il 17 di ottobre contro Castellana Grotte. Da domani saranno attivi, da oggi non so quando andrà in onda il servizio, sono attivi gli abbonamenti, abbonamento unico 100 euro per tutti quanti e poi c'è un ridotto a 30 euro per chi ha sottoscritto la tessera dei tifosi. Ci sono tutte le informazioni, ci saranno tutte le nostre informazioni sul nostro sito, vi aspettiamo veramente numerosi per riprendere quella che è la nostra attività e per ridare linfa a quella che è la nostra passione. Voi, lo hai detto anche prima, per voi siete un po' privilegiati dal punto di vista della capienza, perché il 50% vi permette di avere davvero tanto pubblico visto la grandezza del palazzetto, però è una battaglia che continua quella di voler raggiungere maggiore capienza. Sì, è una battaglia che continua perché noi, ripeto, noi facciamo parte di un consorzio, consorzio Lega Pallavolo. Il consorzio Lega Pallavolo è composto da tantissime società, in Superlega, in A2 e in A3. Noi siamo ovviamente soddisfatti del 50% perché abbiamo un palazzetto con 5.000 posti. Tantissime altre società che fanno del botteghino una delle loro forze non riescono a sostenere questo 50%. E quindi ovviamente noi vogliamo almeno capire i motivi per cui il teatro, il cinema è all'80% e noi che possiamo fare uno sport in sicurezza, che abbiamo la struttura per creare della sicurezza vera come tutte le altre realtà, non possiamo avere un aumento di capienza. Quindi è una battaglia che stiamo continuando a portare avanti e speriamo ovviamente che di vincerla. Grazie mille. Ciao.